Darei la parola a Fabrizio Vigo, amministratore delegato di Consodata, per raccontarci dove sta il marketing digitale. Annotazione di servizio, avete pas visto passare delle persone perché i bagni sono alle mie spalle, l'abbiamo fatto apposta così dovete non essere timidi, alzarvi, farvi vedere, passare. No, non è vero, sono qua e quindi o aspettate la pausa o se volete utilizzarli non è un problema passare davanti alle telecamere. Allora, buongiorno a tutti. Io concludo la sessione di questa mattina cercando di dare un po' una testimonianza di quello che può essere il valore e quanta, diciamo così, quanta ricchezza c'è nella possibilità di utilizzare i big data per come sono stati descritti, e dopo ne vedremo, diciamo così, qualche esempio nell'ambito del marketing. Cioè, per fare marketing tipicamente è fondamentale poter capire al meglio il mercato, poter capire al meglio i consumatori, poter utilizzare al meglio le informazioni che ci sono al fine di costruire offerte e di fare comunicazione la più efficace possibile. L'era del big data è qualcosa che consente diciamo un'accelerazione straordinaria dal punto di vista della capacità di fare marketing efficace. Chiaramente con tutta una serie di vincoli legati a fattori abilitanti connessi a tecnologie, capacità di gestirlo, modelli, diciamo così, di analisi, di data mining che consentono di utilizzarle poi efficacemente queste informazioni, dopo lo vedremo, e con molti anche evidentemente vincoli che sono stati richiamati prima in maniera molto puntuale, legati a, diciamo, ai vincoli normativi, data protection, privacy, eccetera, dove oggettivamente in Italia e in Europa abbiamo sicuramente qualche vincolo in più rispetto a paesi anglosassoni, tipicamente gli Stati Uniti. Allora, il mio obiettivo è quello di cercare di dare, diciamo così, un quadro di che cosa appunto si può fare e di quale può essere, diciamo così, una soluzione per gestire efficacemente i big data in ambito marketing. Come dicevo prima, diciamo così, con la disponibilità così ampia di informazione, oggi noi abbiamo la possibilità di essere più innovativi e di costruire offerte il più possibile competitivi, quindi oggi si può fare, dal nostro punto di vista, marketing in maniera molto più efficace di quanto si faceva in passato. L'ecosistema è noto, diciamo così, lo tratto molto velocemente perché è stato ampiamente raccontato nelle fasi precedenti, quindi io qui sono ancora fermo alle 3V mentre si è parlato di 4V, comunque velocità, varietà e volumi, si tratta di dati di fonte aziendale, si tratta di dati connessi alle transazioni, si tratta di dati di fonte in qualche modo web e social media, si tratta di dati pubblici. Il tema è, diciamo così, come organizzarli e utilizzarli efficacemente. Anche qui molto velocemente, perché diciamo, il tema di scenario, come dicevo prima, è stato molto ben affrontato prima. Oggi si parla di volumi che hanno, diciamo così, creano sempre di più delle nuove nomenclature dal punto di vista della quantità di dati disponibili. Oggi si parla di ottabyte dal punto di vista proprio di volumi di dati gestibili. Come dicevo prima, l'obiettivo è quello di riuscire a interpretarli e utilizzarli velocemente cercando di dare valore a questo patrimonio informativo. Un po' di suggestioni dal mondo da un punto di vista di utilizzi che sono stati fatti, cioè di ambiti nei quali il mondo dei big data ha visto delle applicazioni, quindi dal mondo della politica, evidentemente particolarmente noto e famoso. Lì in realtà politica è per molti aspetti marketing, nel senso che l'utilizzo che è stato fatto della campagna di Obama, dei dati provenienti da varie fonti, l'aggregazione, la gestione dei feedback, l'utilizzo dei vari canali per, diciamo così, promuovere la candidatura, è a tutti gli effetti marketing applicato alla politica. Dal punto di vista dal punto di vista della sanità, diciamo, ci sono progetti che mirano a gestire informazioni, ad esempio in caso di ripreso legato, non so, a cartelle cliniche messe a disposizione tra operatori, diciamo, in varie parti del mondo di cartelle cliniche connesse a certe tipologie di malattie. Da un punto di vista finanziario, la gestione più efficace possibile di informazioni connesse a rischi. Quindi non solo più legate ai dati di bilancio, che per definizione danno fotografie che sono
che sono vecchie, che sono, diciamo così, nel momento in cui si fa un bilancio si fa la fotografia di una situazione vecchia, di una situazione pregressa, mentre per poter gestire al meglio i rischi finanziari oggi è necessario avere il più possibile anche dati legati a elementi di negatività piuttosto che diciamo, esperienze di pagamento, eccetera. Quindi il tema, diciamo, della gestione dei big data in ambito finanziario è uno dei temi. Tra l'altro, da questo punto di vista, Consodata è un tema che affronta, perché Consodata da qualche anno ha iniziato ad approcciare anche il business delle informazioni per analisi del rischio di credito, e quindi è un tema ben noto. Pubblica amministrazione, open data, tema già affrontato. Andiamo un attimino sul marketing. Allora, da un punto di vista come dicevo prima, di marketing, oggi noi abbiamo veramente la possibilità, con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, la possibilità di conoscere in maniera molto più puntuale che in passato i comportamenti, gli stili di vita. E oggi quindi il marketing ha effettivamente a disposizione, come dicevo prima, armi non convenzionali. Mentre prima, tipicamente, per, diciamo così, fare marketing si osservavano fenomeni legati alla, diciamo così, a studi di mercato, a ricerche, piuttosto che all'osservazione di come era fatta una base clienti di una certa azienda, quindi si osservavano cose che erano connesse, diciamo anche qui, alla storia. Oggi c'è la possibilità, attraverso i media, i web, attraverso il tema dei feedback, eccetera, eccetera, di avere informazioni molto più puntuali, di avere riscontri molto più puntuali sull'interesse da parte del consumatore ai servizi di un'azienda. Quindi oggi c'è una mole, come dicevo prima, di informazioni particolarmente importante, che dà veramente degli strumenti importanti al marketing. La sfida quindi è governare questi dati, governarli in maniera strategica e gestirli al fine di poter, appunto, di poter fare azioni di comunicazione il più efficace possibile. Andiamo un po' al cuore di quello che vi vorrei raccontare. Quello che vorrei raccontare ha a che fare con la costruzione di un customer database di marketing che tenga conto, appunto, del contesto dell'ecosistema e delle varie fonti dalle quali questo customer database di marketing può attingere. Quindi aumentano le fonti e i canali di comunicazione, aumenta la complessità nel gestire i dati disponibili. Di conseguenza ci vuole, come dicevo, un sistema di gestione del database che integri le varie fonti, che tratti i dati, che li uniformi, perché nel momento in cui si tratta di gestire dati così anche destrutturati è fondamentale avere una chiave di unificazione, un qualcosa che li riconduca ad unità e li renda, diciamo così, più facilmente gestibili e confrontabili e utilizzabili, che li analizzi. Quindi il tema dell'analisi, del data mining, è un tema assolutamente fondamentale. E queste attività in qualche modo di trattamento devono essere poi a supporto delle decisioni strategiche, che tra l'altro spesso sono poi utilizzate da più user, nel senso che non necessariamente oggi l'utilizzo delle informazioni di un customer database di marketing avviene solo in ambito marketing, tipicamente magari in ambito vendite, piuttosto che eventualmente anche in altri ambiti aziendali. Il customer database di marketing del quale vi vorrei parlare? È un set informativo che interpreta i dati, aggiunge informazioni, li rende fruibili, fa analisi, misura e monitora, e in ultima analisi, quindi, tema ricorrente in tutto quello che si è sentito questa mattina, cerca attraverso questo di dare valore all'azienda e alle iniziative che l'azienda pone in essere nella relazione con i propri clienti / i propri prospect. Che cosa vuol dire, diciamo, un esempio abbastanza, spero, semplice ed efficace per dare un'idea di che cosa vuol dire fare comunicazione efficace e segmentata utilizzando informazioni disponibili o comunque raccolte, e che tipo di impatto può avere nel caso, ad esempio, di una comunicazione di marketing diretto, che è un tema, diciamo, un tipo di media che conosciamo molto bene come Consodata. Questo è un esempio di un'attività di segmentazione fatta per una comunicazione di un'azienda del settore luxury, fatta sulla base, appunto, di una segmentazione che faceva riferimento alla
mappa, la grande mappa di Eurisco. È stata l'obiettivo di questa azienda era quello di comunicare, se avete presente o se conoscete un minimo la grande mappa Eurisco, che è, diciamo così, è la mappa basata sulla ricerca di Sinottica, sulla base della quale in qualche modo le aziende che fanno comunicazione decidono con quale target, a quale target parlare. È una mappa che sostanzialmente cerca di descrivere gli stili di vita e gli stili di consumo dei consumatori, dove sulla parte, diciamo così, in alto a destra c'è la caratterizzazione degli stili di vita più, diciamo così, elitari, più, diciamo così, dinamici, eccetera, eccetera. Quindi l'azienda del settore luxury aveva interesse a parlare con questi tipi di target. Rispetto a fare una comunicazione come in passato è stato fatto, diciamo, come si faceva in passato, più massiva, dove si cercava di parlare magari con dei profili che potessero avere magari certi tipi di età piuttosto che certe, diciamo, altre caratteristiche un pochettino più basiche, quindi diciamo non consentivano un'ottimizzazione della campagna di comunicazione. La possibilità di usare delle informazioni, quindi di fare una campagna di comunicazione più profilata, consente di rendere questa comunicazione più efficace. In questo caso, volendo parlare con il target, diciamo così, più elitario, diciamo contesti adulti maschili piuttosto che anche femminili, come vedete nella chart, le aree che avevano una maggiore concentrazione di target espresso in termini di numero indice erano appunto quelle le tre in alto a destra, dove si vede che il numero indice rispetto a una base 100 oscilla tra 291 e 279. Il fatto di parlare solo a quelli rispetto a, diciamo così, un target un pochettino più indifferenziato ha portato ad una ottimizzazione della campagna, perché la redemption media che si è avuta in questa comunicazione è stata di 1,5% rispetto a una media totale di 0,62, quindi un fattore moltiplicativo del 242%, con una comunicazione di soli 64.000 invii quindi con un risparmio del 74% rispetto al fatto che si fosse parlato all'insieme dell'universo, diciamo, o quantomeno dei soggetti potenzialmente con le caratteristiche magari di età piuttosto che di residenza che erano coerenti con l'interesse dell'azienda. Quindi fare attività di segmentazione e di profilazione nei limiti di quello che è consentito dalle normative consente di avere più efficacia nella comunicazione e essenzialmente di risparmiare soldi, perché io posso concentrarmi a parlare solo al target più affine e di conseguenza faccio meno volumi e li faccio in maniera più efficace. Questo è un esempio di che cosa vuol dire fare comunicazione segmentata ed efficace. Questo esempio di comunicazione sì è in qualche modo il risultato di, come dicevo, un processo e una soluzione di database management che tiene conto delle varie informazioni, le normalizza, le segmenta, o ci applica dei modelli di analisi e poi usa questi modelli di analisi per fare comunicazione. In ultima analisi, questa piattaforma di business intelligence è fatta da quattro mattoncini. Un mattoncino che è l'attività di data quality, che vuol dire un'attività di normalizzazione dell'indirizzo, di certificazione, di geocodifica e di arricchimento informativo. Quindi i dati che arrivano in questo sistema sono in ultima analisi uniformati e standardizzati per renderli comparabili. Poi questi stessi dati sono posizionati sul territorio, perché spesso i fenomeni, per analizzare appunto i fenomeni di marketing, il territorio è qualcosa che aiuta a capire le dinamiche, quindi è importante calare questi dati sul territorio. Poi un terzo step è un'attività, come detto, di data mining e reporting, cioè di analisi con tecniche statistiche da multidimensionale ad altre, che consente di creare dei cluster di profili omogenei, e a valle di questo c'è poi un'attività di gestione della campagna, di erogazione della campagna sulla base appunto di questo processo. Queste fasi, diciamo così, questi mattoncini sono tutti, diciamo così, fondamentali per poter arrivare, come dicevo prima, a quello che abbiamo visto, se vogliamo, prima, cioè una campagna di comunicazione efficace e il risultato di un'attività di
normalizzazione, quindi in ultima analisi di data quality, di collocazione di questo sul territorio, di modellistica e poi di comunicazione relativa. Questo processo può essere, diciamo così, ulteriormente scomposto, però in ultima analisi fa riferimento ai mattoncini detti prima, in una serie di step che sono connessi al fatto che un consumatore barra un cliente entra attraverso vari canali in contatto con l'azienda. Questo consumatore, questo diciamo così potenziale cliente piuttosto che cliente, entra in questo database, subisce un'attività appunto di normalizzazione. Qui dentro non c'è tutta la fase che è fondamentale di acquisizione dei consensi piuttosto che delle diciamo così delle tipologie di la sottoposizione delle tipologie di informative che sono che rendono poi l'acquisizione di questo dato gestibile da un punto di vista privacy. Quindi un consumatore attraverso i vari canali entra in questo sistema. Questo sistema normalizza i dati, geocodifica, fa un arricchimento territoriale, cioè sulla base della codifica geografica l'anagrafica riceve delle informazioni coerenti con la tipologia di territorio in cui questa anagrafica è collocata, cioè se un'anagrafica arriva da una certa, diciamo così, da una certa zona di una città, da un certo quartiere, diciamo così, riceverà e si prenderà le informazioni coerenti a quella zona tipicamente di residenza. Poi c'è un arricchimento individuale dove possibile sulla base di dati statistici. Potenzialmente c'è la possibilità anche, sempre in questo caso su basi territoriali, di attribuire anche un arricchimento legato al rischio di credito, che è un'informazione, come dicevo prima, che oggi le aziende tendono sempre di più ad utilizzare e a pesare, perché oggi accettare clienti che potenzialmente poi, diciamo così, non pagano possono mettere a rischio soprattutto le piccole e medie aziende. E sulla base di tutto questo processo si arriva ad attribuire dei cluster al diciamo così al cliente barra al potenziale che è entrato in contatto con l'azienda. Dopodiché sulla base di questi cluster viene fatta un'attività di comunicazione, anche qui multicanale, perché si tiene conto del fatto che magari un certo tipo di soggetto è più potenziale per un canale piuttosto che un altro. Si fa un'attività di analisi dei ritorni, che è fondamentale per correggere sistematicamente il tiro, perché io magari pensavo che quel cliente potesse essere più sensibile a un certo tipo di comunicazione piuttosto che a un certo tipo di canale, invece poi magari così non è e quindi devo sistematicamente correggere il tiro, e poi nuovamente mi metto in contatto con il cliente in relazione appunto all'analisi del ritorno che ho fatto della comunicazione precedente. È un processo in ultima analisi interattivo, perché appunto sistematicamente ogni fase impara dalla fase precedente e consente appunto di dare all'azienda gli strumenti per fare comunicazione il più possibile efficace. Noi diciamo che è un modello gestionale che consente all'azienda di avere sempre il cliente al centro, perché così è a tutti gli effetti. Chiudo sperando di essere stato diciamo così sintetico e di aver dato qualche spunto di interesse, dicendo che effettivamente da una, diciamo, mi pare che risultati analoghi siano emersi anche dagli interventi precedenti, dove oggi la consapevolezza dell'importanza dei big data da un punto di vista, diciamo così, dei livelli decisionali importanti delle aziende non è necessariamente così alta. L'abbiamo visto prima su una ricerca non di Gartner, questa qua invece è di Gartner, dove emerge che sostanzialmente a seconda dei settori, con dei settori che sono un po' più sensibili, altri meno, ma in buona parte diciamo dei settori, oltre i due terzi dei rispondenti a questa ricerca, che mirava a diciamo così a dare un'idea della percezione dell'importanza dei big data all'interno delle aziende, in ultima analisi in buona parte delle aziende nei vari settori c'è ancora poca consapevolezza di quanto la gestione efficace di queste informazioni possa dare valore, in questo caso relativamente alle attività di marketing per renderle più efficaci possibili. Grazie.